Ciao a tutti ragazzi e bentornati oggi in un nuovo video. È tantissimo tempo che non faccio un video, in particolare oggi farò un video haul. Sto letteralmente sudando 25.000 camicie perché fa veramente caldissimo, però ragazzi cerchiamo di fare questo video perché ho tantissime cose da mostrarvi che ho acquistato nel periodo dei saldi. Ho veramente fatto uno shopping mega, non solo per la casa, non solo per me, ma anche ovviamente per Isabella. Quindi ho talmente tante cose da farvi vedere che non potevo più rimandare questo video, perché altrimenti mi si riempie il garage di scatole, scatoline, borse. Quindi oggi assolutamente andava fatto, anche con questi 40 gradi che veramente mi stanno sciogliendo. Ovviamente nuovo anno, nuova location, infatti questo, come potete vedere, è il mio make up studio dove effettuo le mie prove trucco delle mie spose. È la prima volta che ve lo mostro, non vi ho ancora fatto vedere la cameretta nei dettagli, quindi se volete vedere un tour completo della cameretta e del make up studio, che ultimamente ho anche risistemato, fatemelo sapere ovviamente giù nei commenti. Se questo video invece vi sarà utile, lasciatemi un bel like e iscrivetevi al canale, anche perché è totalmente gratuito. Ma come dico sempre ragazzi, bando alle ciance, ciancio alle bande, iniziamo subito questo video haul mega per quanto riguarda il mondo del make up e il mondo del beauty, dello shopping per quanto riguarda i vestiti e anche la casa di tantissimi brand. Partiamo! Primo shopping, io direi di mostrarvi la mia borsona di Primark. Io e Fabio siamo andati da Primark perché volevamo acquistare un pochino di cose anche per la casa, e infatti uno dei primi acquisti sono stati loro. Ragazzi, dovete sapere che io sono pollice nero, cioè praticamente io e Fabio non riusciamo a far sopravvivere una pianta manco veramente con tutte le energie che abbiamo in corpo. Volevamo però allestire il nostro porticato, che stiamo cercando di rendere un pochino più carino e anche un po' più ricco di colori, perché il nostro porticato è praticamente tutto sui toni del marrone e del verde, e quindi abbiamo visto questi fiori che ci piacevano tantissimo da mettere in un vaso che utilizzeremo poi come centrotavola, che ci avevano regalato al matrimonio. E mi piacevano tantissimo, guardate, queste sono praticamente ortensie finte, come si può ben notare, e poi abbiamo scelto di abbinare queste ortensie bianche a questi fiori che sono stupendi, cioè guardate quanto sono carini, che ci ricordavano un po' i fiori del nostro matrimonio, e veramente hanno questa allure un po' tropicale che mi piaceva da morire, e quindi abbiamo deciso di fare questa combo floreale appunto da inserire all'interno di un vaso, e non vedo l'ora di provare a farvela vedere perché secondo me è pazzesca. Ovviamente se riesco a ricordarmi tutti i prezzi, perché di alcune cose ragazzi i prezzi li ho eliminati, vi lascerò i prezzi qui sotto. Comunque questi sono stupendi e di questo il prezzo. Le ortensie le abbiamo pagate 2 euro l'uno, mentre i fiori colorati 4,50 euro, che direte non sono pochi, sì, però tenendo conto che rimarranno lì forever, per me ci stava e mi piaceva tantissimo questo abbinamento. Devo dire che i fiori finti di Primark meritano, quindi stop. Andiamo avanti con lo shopping, e stavolta vi faccio vedere lo shopping che abbiamo fatto per Isabella, sempre da Primark. Abbiamo trovato tantissime cose che veramente erano stupende, ad esempio questi che sono dei bavaglini a 4 euro, ce ne sono 5 e sono carinissimi, sono 100% cotone, sono super morbidi, hanno varie appunto colorazioni, e ci piacevano perché veramente adesso, soprattutto che Isabella sta iniziando a mangiare le nostre cose, ha smesso con le sue tappe, si sporca da morire perché vuole mangiare tutto con le mani, e tra l'altro queste sono carine perché hanno questa chiusura appunto a strappo che trovo estremamente comoda,
e veramente super super belle, super super carine. Poi 4,5€, veramente un affare. Andiamo avanti con un altro acquisto per Isabella e si tratta di questi pantaloncini. Anche questi ragazzi mi sono innamorata quando li ho visti, stupendi. Due pantaloncini costano 10€, io vi sto parlando ovviamente della taglia 12-18, cioè un anno e mezzo, che è le taglie appunto che sto utilizzando per Isabella adesso, ma ci sono praticamente di tutte le taglie. E questi in particolare mi piacevano perché sono super super leggeri, cioè sono leggerissimi questi, e quindi sono perfetti per questa stagione dove lei odia mettersi qualsiasi cosa che sia troppo pesante. E lei è in fissa con i fiori, i fiorellini, tutto ciò che è tropicale, quindi questi praticamente è come se li avessi scelti lei, perché adora questo genere. Altra cosa secondo me super utile da Primark, e ve lo dico tutte le volte, però ragazzi, per me è la salvezza, sono i body. I loro body sono perfetti, sono stupendi, 100% cotone, sono super morbidi, facili da lavare. Ragazzi, questi per me sono il salvavita. E anche questa confezione costa 13€, questa costa un pochino di più rispetto agli altri body che costano 11, e comunque ce ne sono dentro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perché è in collaborazione ovviamente con Disney, come si potrà vedere dalla trama. In particolare questa appunto è su Topolina, e ci piacevano troppo, cioè sono tutte colorazioni molto neutro, rosate, bianche, comunque Isabella utilizza tantissimo. C'erano solamente a manica corta, abbiamo provato a guardare se c'erano con la manichina piccola, ma non le abbiamo trovate. Non so se non le fanno o noi non le abbiamo trovate, comunque insomma ragazzi, alla fine abbiamo scelto questi a manica corta, che comunque sono molto molto carini, e per 13€ secondo me ci stavano. Altri due acquisti sempre per Isabella sono state queste magliette. Ecco, queste magliette le trovate a pochissimo, 1,80€, cioè praticamente nulla, e sono troppo carine. Noi in particolare abbiamo scelto questa fantasia qui con tutti i rosa, con tutte appunto la frutta, quindi limone, fragole, arance, che ci sembrava molto carina, molto tropicale estiva. E poi un'altra fantasia che abbiamo scelto invece è questa. Isabella adora gli unicorni, ha unicorni dappertutto. Noi volevamo, abbiamo iniziato all'inizio a farla entrare in confidenza con il peluche a forma di elefante, perché era un simbolo che ci piaceva molto, ma lei ama gli unicorni, cioè non c'è stato niente da fare. L'unicorno, dove lei vede un unicorno si innamora. E quindi alla fine abbiamo deciso di assecondare appunto le sue di passioni, abbiamo preso questa magliettina con l'unicorno, che secondo me era troppo carina e sapevamo che avrebbe apprezzato. Anche questa ovviamente a 1,80€. E ovviamente abbiamo scelto anche un classicone, che è questa magliettina con i cuoricini. Ditemi se non è carina, bianca, super semplice, tra l'altro sono tutte 100% cotone, quindi leggerissime. E appunto ci piaceva perché era bianca con questi cuoricini rosa, questi cuoricini scusate rossi, era veramente carinissima e secondo me è facile da abbinare, che è quello che cerco sempre di fare, cioè di pensare a cosa potrei abbinarla nel suo guardaroba. E non lo so, ditemi voi cosa ne pensate, ma era troppo bella per lasciarla lì. Poi ragazzi, da Primark invece mi sono sbizzarrita anch'io, cioè ci siamo sbizzarriti anche io e Fabio. Io in particolare ho preso questo paio di ciabattine, ok, che così sembrano niente di che, ma vi assicuro che sono assolutamente super super comode. E in più mi piaceva appunto questa trama appunto marrone, con invece il corpo principale fatto appunto con una fibietta in jeans, e non lo so, mi piacevano da morire. Tra l'altro, come potete vedere, sono imbottite, quindi io me le sono provate, sono veramente comode. E trovare, per chi come me ha un 35, una bella ciabattina è veramente difficile, cioè è veramente complicato. E devo dire che invece da questo punto di vista Primark mi dà sempre grandi soddisfazioni. Queste ciabattine vengono in particolare 12€ e secondo me le sfrutterò tantissimo, proprio perché hanno questa trama appunto in jeans che puoi mettere ovunque. Troppo troppo contenta di questo acquisto. Acquistone, e devo dire questo secondo me è uno dei più belli che ho fatto, è stato
lui, questo borsone gigante in collaborazione con Disney, che è stupendo. Di questo, ragazzi, non ho più il cartellino, quindi non mi ricordo cosa l'ho pagato perché l'ho preso qualche settimana fa. Però è stupendo, a parte che è super mega capiente, ma poi anche queste appunto due borsine, due tasche appunto con la zip, che si possono aprire, anche loro sono belle capienti, e l'ho acquistato, ragazzi, pensando di andarci a mettere dentro quando ho tante richieste di trucco sposa in una sola giornata, tutto il kit per quanto riguarda invece la questione acconciatura, perché io faccio anche a volte delle acconciature, e visto che il kit e i miei trolley sposa non riescono a contenere altro, ho pensato di prendere appunto questo per quando invece devo fare anche delle acconciature o mi servono dei pennelli extra, quindi ho bisogno di tanto tanto materiale da portare, e lo trovo super super carino, cioè bianco con questa trama appunto con topolina sopra, anche appunto disegnata, cioè non so se vedete, è troppo troppo bello, con la scritta Disney, cioè è veramente bello, è fatto proprio bene, ragazzi, tra l'altro la sua tracollina, volendo, quindi è facile da portare, stupendo. Io di questo sono letteralmente innamorata, secondo me i loro borsoni sono meravigliosi, veramente fatti proprio proprio bene. Andiamo avanti ovviamente con la sezione beauty invece di Primark, e qua ho acquistato un po' di cose per me e un po' per Fabio. La prima cosa che sono andata ad acquistare ovviamente è l'iconica colla per le ciglia di Duo. Ragazzi, io utilizzo solamente questa, mi trovo super bene, da anni che la utilizzo per incollare le ciglia finte ed applicarle per le spose, anche per me si setta subito, è water resistant, insomma è una delle colle per ciglia finte con cui mi sono sempre trovata meglio, e quindi quando l'ho vista ho detto ok, la vado a comprare, perché effettivamente, tra l'altro, era anche scontata, come potete vedere, a 5,50 euro. E quindi ho detto ok, la compro, perché veramente è super super valida. Se cercate una buona colla per le ciglia finte ve la straconsiglio. Per quanto riguarda Fabio invece, questa è stata proprio una sua esplicita richiesta, e qua c'erano gli sconti, sono andata ad acquistare questi, che sono dei patch appunto per i punti neri. Si chiamano Deep Cleansing Charcoal Down Strips e sono appunto i classici cerottini che si mettono appunto sul naso per andare appunto ad eliminare i punti neri. Fabio ha questa fissa che ha i punti neri sul naso, ogni volta mi chiede di acquistarli, io non sono molto amante di questo genere di prodotto, però dato che Fabio lo adora li ho acquistati, e tra l'altro erano scontati a 55 centesimi a pacchettino, quindi ovviamente Fabio mi ha detto acquistali immediatamente, e ce ne sono dentro ben 5 per pacchetto, quindi un buon affare, devo dire. Mentre io sono andata su un classicone, che sono loro, le mie amate maschere. Sapete quanto io adoro le maschere, le utilizzo sempre sulle mie spose, queste di PS Beauty sono favolose, sono tutte o quasi tutte in tessuto e costano una ciofeca. Anche queste, tra l'altro, erano scontate, in particolare queste due a 55 centesimi, che ragazzi è pochissimo, tenendo conto che vengono 1,30 euro l'una in realtà, e sono andata ad acquistarne praticamente due nuove che non ho mai provato, invece sono andata a riacquistare questa, che è la versione purificante, che a me piace da morire, la utilizzo tantissimo su di me, questa è veramente pazzesca, va a pulire la pelle veramente benissimo, la lascia bella detersa, purificata, a me piace veramente tantissimo questa. E invece, come novità che non ho mai provato e volevo testare, c'erano queste, che una è la Prep Più Perfect Hydrating Prime Sheet Mask, ragazzi il mio inglese comunque ve la mostro qua, che è una maschera appunto idratante che va a preparare la pelle prima del make up, e quindi curiosissima, perché se è valida questa per le mie spose entra proprio di filata nel kit. E l'altra invece è la Revitalizing
Bubble Seat Mask, ragazzi, non so come si dice, come si pronuncia, comunque insomma ve l'ho detto, con all'interno la vitamina C ed è una maschera appunto illuminante, e anche questo genere di maschere devo dire io le mangio perché sono pazzesche. Passiamo adesso alla sezione casa e parliamo di Casanova, che è appunto un negozio in cui si rivendono prodotti ovviamente per la casa. E ragazzi, io qua ho fatto un po' di shopping appunto casalingo, cioè casalinghissimo praticamente, perché ho acquistato tutte cose che mi servivano per casa, e le principali sono stati questi meravigliosi set appunto per il bagno, questi set di asciugamanino con asciugamano e asciugamanino dietro per il bagno, che io adoro. E appunto ci sono all'interno due asciugamani, uno più piccolino quindi per il viso, per le mani, e l'altro invece un pochino più grande. Le misure sono 30x50, 50x100, e questi li ho pagati 6 euro. Devo dire che questi di spugna io li adoro, tra l'altro anche la trama secondo me era veramente carina, e di questi ho preso questa colorazione e questo bigiolino, che anche questo mi piaceva molto. Sempre della linea Essential ho poi preso anche questa colorazione, che ditemi se non è stupenda, se non è estiva, questo verde acqua che io adoro perché è il mio colore in assoluto preferito. E quindi anche qua, come potete vedere, asciugamanino piccolo e asciugamano un pochino più grande, che non ve lo posso aprire perché è sigillato. Comunque queste sono più o meno le dimensioni, questo colore lo amo. E infine sono andata a prendere invece per la sezione wellness, e questo è 100% anche questo cotone, questo che trovo che sia un asciugamano assolutamente bellissimo. Qui come potete vedere la trama è completamente diversa, perché là era liscia, qui invece no, ha una trama a quadrettini, molto molto bello anche questo secondo me. E ovviamente di questo ho preso sia quello 40x50, quindi per le mani, che quello un pochino più grande. Questi costavano, ragazzi, leggermente di più appunto perché è della linea wellness e non sono in spugna ma sono 100% cotone, e quindi li ho pagati, quello piccolino 4,90 euro, e quello più grande invece l'ho pagato 8,80 euro. Questi, ragazzi, appunto non li ho pagati 6,90 euro proprio perché sono in offerta in questo momento, ma li ho pagati intorno ai 3 euro. Quindi se riuscite ad andare da Casanova ad acciuffarvi questi sono veramente pazzeschi, perché un set di due asciugamani di spugna li pagate 3 euro, pochissimo. Ovviamente la linea wellness non era in promozione appunto perché è una linea un pochino più ricercatina, quindi ovviamente le cose più belle si pagano sempre. Passiamo poi a Upin, infatti ho fatto dello shopping per Isabella anche da Upin, e anche qui, ragazzi, c'erano degli sconti veramente assurdi. Infatti ho preso un sacco di cose per la mia cucciolotta, e le prime appunto, come vi dicevo, non avendoli trovati da Primark, sono stati questo set di appunto body con le spalline piccole, sottili. Ragazzi, non so perché si faccia così fatica a trovare in giro questi body con la spallina sottile. Siamo in estate, dovrebbe essere una cosa normale, ragazzi, per i bimbi è una fatica allucinante. Comunque, taglia sempre 12-18, questa è l'unica trama che ho trovato, quindi con la paperella in versione bianca, poi qua dietro c'è sempre questa versione con le varie paperelle, un pochino più colorata, ci sono anche dei fiori, e poi questa semplice corallo. Allora ragazzi, questi in particolare, i set da 3, al posto di pagarli 9,99 euro, li ho pagati 3 euro, cioè li ho pagati pochissimo. Quindi devo dire che su questo ho avuto un super super affare, perché li ho pagati veramente veramente poco. Poi altro acquisto sempre che abbiamo fatto è stato questo, anche qui ragazzi pagate 3 euro queste magliette, pagate pochissimo, anche queste venivano 9,99, c'era lo sconto del 70%, e ho deciso di prendergli questa bellissima con appunto la sirenetta che mi piaceva da morire, e quella dietro che è sempre a tema marino,
però ha queste conchiglie rosa con questi volant dalle parti, ragazzi, erano troppo belle queste magliette, 2 per 3 euro, super mega affare, cioè per me, veramente. Le ho prese immediatamente appena le ho viste, perché ci sono anche di altre fantasie, ma queste erano quelle più carine, secondo me, per l'estate. E ovviamente ne ho preso un altro set, perché mia figlia le macina, ok? Con questo caldo macina letteralmente le magliette, quindi ho preso questo che è Mama's Love. Guardate quanto è carina questa, color pesca, con questo cigno appunto, e la mamma cigno e la bimba cigno, troppo bella. E dietro invece questo color verde acqua azzurrino con appunto i vari cigni, i vari vermicotteri sopra, molto molto bello, devo dire. Ha fatto, secondo me abbiamo fatto un ottimo affare anche per queste, stupende. E infine, ma non per importanza, abbiamo preso queste che sono delle mutandine, perché adesso Isabella inizia ad utilizzare tanti vestitini e non mi piace che sotto si veda semplicemente il pannolino quando gli si alza il vestitino, quindi ho cercato delle mutandine, una fatica allucinante, ragazzi, per trovare delle mutandine da bambina 12-18, ma alla fine le abbiamo trovate. Queste ovviamente non erano in saldo, però le ho trovate della Birkitz, è il brand appunto che rivende Upin. Questo è un set di due che sono appunto traforatine, bianca e rosa, molto carine, e le ho trovate a 6 euro. E questo invece è un set molto più basic, molto più semplice, quindi ce n'è una rosa, cioè bianca con la profilatura rosa, ce n'è una fucsia e una con le fragoline, che è la mia preferita, devo dire, fra le mutandine. Super super belle queste, 6,99 euro, tre paia. Secondo me abbiamo fatto un ottimo shopping per Isabella. Mi ringrazierà da grande, perché ho trovato delle vere e proprie chicche. Ultimo pezzo acquistato da Upin, che non c'entra niente con quello che vi ho mostrato finora, ma riguarda il mondo del make-up, è questa matitina di Astra, che veramente mi ha fatto impazzire la colorazione, perché è una colorazione che io utilizzo tantissimo sulle spose, ma anche su di me. Ed è la colorazione numero 47, che è un rosa, un classico rosa pink. Adesso ve lo mostro qua, eccolo qui. Le matite di Astra a me piacciono molto, durano tanto, hanno una bella scrittura, sono morbide, scorrono facilmente, quindi quando l'ho vista, questa costava sui 3 euro, ho detto ok, la prendo, perché obiettivamente so che la utilizzerò tantissimo. Ultimo acquisto di cui voglio parlare oggi è questa, che è una borsa madre che ha trovato mio marito in realtà al Family, non so se c'è dalle vostre zone, dalle nostre c'è, che è stupenda, cioè guardate quanto è grande questa borsa madre, ci posso entrare anch'io, ed è appunto rossa, qua sembra più aranciata ma in realtà è proprio rosso rosso, con la scritta Hello Summer, e qua ci sono dei pois rossi con queste appunto righe bianche e rossa, io l'adoravo, e guardate la capienza, cioè dico, va bene che adesso ho una bimba, quindi ovviamente si moltiplica tutto le necessità, però è veramente gigantesca come capienza, ha anche una taschina, e la cosa bella è che ovviamente si chiude, perché io odio le borse mare che non si chiudono, si chiude con la zip, quindi è anche super sicura e pratica, e ha queste due appunto manichette a forma di corda, però non è quella corda che vi fa male quando la mettete qui e vi lascia il segno, ma è una corda super super morbida, quindi a 6,99 euro, cioè quindi 7 euro, Fabio ha trovato questa chicca, perché la nostra purtroppo si era rotta, l'avevamo tra l'altro pagata molto di più, tipo 15 euro, ed era anche più piccola, invece questa, ragazzi, cioè per 6,90 euro, di cosa parliamo? Pazzesca. Bene ragazzi, questi erano tutti i miei acquisti per quanto riguardava la casa. Avrei voluto farvi vedere anche tutto quello che riguardava il beauty di Shein, ma veramente sarebbe diventato un video troppo troppo lungo, quindi se non volete perdere la parte 2, quella dedicata al mondo del beauty di Shein, scrivetemelo sotto nei commenti. Mi raccomando, mettete un like se questo video vi è stato utile o vi è piaciuto per i vostri prossimi acquisti. Io vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo qui come ogni sabato alle ore 13. Ciao!